L'anteprima del nostro telegiornale, apriremo questa edizione con le notizie che provengono dal Senegal. Buone notizie per la libertà provvisoria per il comandante Matera, il primo ufficiale amalfitano della nave della Grimaldi, che erano stati arrestati qualche settimana fa per droga. Poi andremo ad un'altra buona notizia per l'incidente che è capitato alla Comino. I medici, dopo 11 ore, sono riusciti in un'operazione a riattaccare la mano che era stata amputata all'incidentato, che così si ritrova nuovamente con entrambi gli arti a posto. Sulla vicenda delle analisi dell'ARPAC che hanno sancito la non balneabilità delle acque del mare di Forio, ascolteremo le dichiarazioni del primo cittadino Francesco Del Deo. Poi c'è la pagina sportiva con il calcio e l'esordio con una vittoria per il Lacameno che ha battuto la Puteolana 1-0. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. La tua vacanza? Passala a Ischia. Da noi l'estate dura tutto l'anno. L'Hotel Solemar è aperto fino al 7 gennaio per farti scoprire un'isola come non l'hai mai vista. Anche d'inverno, Ischia sa avvolgerti in caldo abbraccio ricco di emozioni. L'Hotel Solemar ti accoglie in un ambiente bello ed elegante, affacciato sul mare, immerso nelle tradizioni locali. Lasciati coccolare nel nostro centro benessere. Scopri i sapori esclusivi della cucina del nostro ristorante. E poi tante serate con musica dal vivo. La tua vacanza? Passala a Ischia. Dove l'inverno è più caldo, sarà la tua vacanza più bella. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la Futura. La differenza? Una questione di stile. Solo dal caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet trovi la vera mozzarella di bufala ischitana, un prodotto realizzato nel nostro caseificio a Piedimonte Barano. Solo con latte di alta qualità proveniente dai pascoli dell'area del Cilento. E cogli le nostre grandi offerte di settembre. Un chilogrammo di fior di latte o provola, 200 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di mortadella, 200 grammi di ricotta a soli 9,99 €. Oppure un chilogrammo di mozzarella De Martino, 200 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di mortadella, 200 grammi di ricotta a soli 14,99 €. Ed inoltre tante offerte super convenienti ed una vastissima offerta di salumi, pasta fresca e vini. Siamo aperti anche la domenica fino alle 14. Vieni a Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino, Ischia Gourmet, per la tua spesa buona e conveniente. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato! Thank you.
sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici, analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, dentascan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco, diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia e elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Senegal in libertà provvisoria, Matera ed Amalfitano. Epilogo positivo per comandante e primo ufficiale della nave della Grimaldi, arrestati per droga, i familiari fiduciosi nell'intervento della diplomazia italiana. Incidente a Lacco, i medici riattaccano la mano amputata. L'arto era stato staccato dal braccio sinistro, steso fuori dal finestrino dell'auto nell'incidente avvenuto nella zona rossa. Mare off limits a Forio, Del Deo, colpa della pioggia, nessuna infezione. Il primo cittadino minimizza i dati delle analisi dell'ARPAC, effettuati nuovi prelievi. Sono fiducioso, non ci sono state infezioni. Il calcio, esordio con vittoria per il Lacco Ameno contro la Puteolana. Il gol della vittoria realizzato dall'attaccante Lista al 23esimo della ripresa, da poco immesso sul rettangolo di gioco da mister Iervolino. Domenica mattina il Real Forio ospita il Pomigliano, trasferta per il Barano a Casoria e per il Procida contro il Quartograd. Nel pomeriggio l'Ischia affronta al Mazzella il San Sebastiano e dopo il TG vedremo la telecronaca di Lacco Ameno Puteolana. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Dunque, nelle settimane scorse sono rimbalzati agli onori delle cronache gli arresti avvenuti in Senegal del comandante Biagio Pasquale Matera e del primo ufficiale Paolo Amalfitano della nave da carico Grande Nigeria della società Grimaldi. Entrambi si trovano attualmente in regime di libertà provvisoria. Il comandante e il primo ufficiale sarebbero stati tratti in arresto in seguito al rinvenimento da parte delle autorità senegalesi di ben 798 kg di cocaina purissima a bordo della nave in un controllo a Dakar. L'impressione che viene da questa vicenda è che entrambi siano rimasti coinvolti loro malgrado in un sistema molto grande e variegato. A fare chiarezza su quanto è accaduto, anche nelle ultime ore, intervengono i familiari di Matera e d'Amalfitano con un comunicato nel quale innanzitutto si ribadisce che l'indagine antidroga condotta dalle autorità senegalesi è stata estesa al comandante e al primo ufficiale della nave in virtù del solo ruolo funzionale ricoperto, senza che sussistano indizi di coinvolgimento neppure labili a loro carico. I familiari inoltre precisano che da giorni i due si trovano in regime di libertà provvisoria. Si tratta, come evidente, di un ulteriore passo in avanti verso la definitiva risoluzione della vicenda, che è in continua evoluzione ed è seguita e monitorata dal Ministero degli Esteri e dalla stessa compagnia di navigazione Grimaldi. Un intervento di 11 ore ha permesso di riattaccare la mano ad una persona vittima di un incidente che è avvenuto nella zona rossa, nell'area circoscritta dal terremoto del 2017, sul tratto di strada tra Casamicciola e Lacco Ameno. L'incidente era avvenuto nella notte del 25 agosto. La mano era stata staccata all'altezza del polso mentre guidava l'auto con l'arto sinistro che era steso fuori dal finestrino. Solo da poche ore i medici hanno verificato che l'intervento è perfettamente riuscito, tanto che l'uomo ha cominciato a muovere le dita. L'intervento eseguito al Pellegrini di Napoli dall'equipe di chirurgia ha richiesto complesse tecniche microchirurgiche per ripristinare la vascolarizzazione dell'arto che era stato strappato dalla sua sede. A distanza di circa 10 giorni dall'accaduto, l'arto risulta perfettamente vitale ed il paziente, spiegano i chirurghi, riesce ad effettuare dei piccoli movimenti con la mano ricostruita.
Ripristinati da mezzanotte i collegamenti marittimi della Cotrasir tra Ischia ed il porto di Pozzuoli dopo lo stop forzato di ieri dovuto ad un guasto al traghetto. La Giuseppina Prima infatti è tornata in funzione ed ha assolto nella giornata di oggi al suo compito importantissimo per l'intera isola d'Ischia con il trasporto degli autocompattatori dei rifiuti dell'isola d'Ischia. I dirigenti del consorzio Cotrasir informano che, scusandosi per il disagio che era stato dovuto alla varia del traghetto, il servizio è stato ripristinato in pieno. Da questa notte, hanno spiegato, i collegamenti sono ripresi regolarmente. Possiamo confermare che sono state effettuate dall'isola le tre corse previste, quella della mezzanotte e anche quella delle 4 e delle 7 del mattino. Nella giornata di oggi, quindi, tutti i compattatori della lentezza urbana dell'isola hanno potuto trasportare regolarmente i rifiuti presso l'impianto dello Stir di Giugliano. Sulla non balneabilità del mare di Citara e della Chiaia a Forio per la presenza dei colibatteri, di cui alle analisi effettuate dall'ARPAC il 2 settembre, interviene ai nostri microfoni il sindaco Francesco Del Deo. Sentiamo. Sindaco Del Deo, brutte notizie dall'ARPAC. Il 2 settembre non balneabili due parti di spiaggia della Chiaia e di Citara. Fino a un mese fa era tutto a posto. Si è fatto un gran rumore, un gran parlare su questa cosa, quando poi noi abbiamo fatto anche fare delle verifiche successive ed è stato soltanto un piccolissimo tratto di spiaggia che è stato colpito da questo sversamento ed è dovuto alle forti piogge che ci sono state il giorno prima, per cui il sistema fognario è andato in tilt e quindi c'è stata questa fuoriuscita di liquame dove un alveo pluviale si è andato a mischiare con un alveo di acque nere. Questo per la Chiaia o per Citara? Per la Chiaia, perché per Citara noi siamo andati il giorno dopo e abbiamo avuto risultati migliori. Il 5 l'ARPAC è ritornata a fare i suoi prelievi, noi ieri abbiamo fatto fare anche noi dei prelievi e sembra che dai prelievi che sono stati fatti non ci dovrebbero essere problemi. Attendiamo purtroppo fino a quando non si riesce a completare il sistema fognario con i depuratori, questi sono problemi che ci saranno sempre. Anche perché noi abbiamo potuto vedere che nel mese di agosto che abbiamo avuto, nella settimana di Ferragosto, che c'è stata una presenza di forse 320.000 persone sull'isola, non c'è stato un giorno di inquinamento anche per i controlli che noi dunque abbiamo fatto fare. Purtroppo le forti piogge si condizionano con il sistema fognario che è presente sull'isola d'Ischia. È stato un fatto, quindi possiamo essere ottimisti anche. Oggi io vado a fare il bagno là con mia nipote, quindi non andrei se ci fosse qualche rischio e qualche dunque pericolo. Poi questi batteri che sono stati trovati sono batteri che nel giro di 24 ore muoiono. Il giorno dopo la forte pioggia sulle spiagge non c'era nessuno, quindi non c'è stato nessun rischio e nessun pericolo per la salute pubblica, anche se qualcuno dice che ci sono stati già problemi di pelle, di cose varie eccetera, ma in realtà sono soltanto delle bugie, perché il giorno dopo le spiagge erano vuote. I Verdi dell'isola d'Ischia continuano a denunciare luoghi dell'isola sporchi e cittadini incivili. Oggi finisce sotto la lente di ingrandimento la frazione di Carta Romana del comune di Ischia, dove si nota un marciapiedi trasformato in discarica da persone insensibili e poco informate sul conferimento dei rifiuti. Bidoni arrugginiti, materassi ed un vecchio mobile. L'indecenza, dice Maria Rosaria Urraro, che è la commissaria dei Verdi, l'indecenza su quest'isola non conosce confini. Ed ancora un'altra segnalazione da parte dei Verdi dell'isola d'Ischia viene da una discarica abusiva in località Campagnano, sempre nel comune di Ischia. Sempre nella stessa zona, dice la Urraro, precisamente ai bordi della strada abbiamo rinvenuto addirittura le vedete delle siringhe, alcune ancora con gli aghi. Lavori di pulizia straordinaria nel comune di Ischia in tre parcheggi del territorio comunale, uno dietro l'altro, e si inizia domani domenica nel parcheggio delle scuole elementari in via Acquedotto. Quest'estate è stata caratterizzata dalle serate promosse sotto l'insegna di Ischia in Festa che hanno animato le piazze di Ischia Ponte, Casamicciola e di Ischia Porto. A tracciare un bilancio tutto sommato dell'iniziativa il presidente dell'AICOM, Marco Laraspata, che risponde anche alle critiche di alcuni colleghi. Sentiamo. Guarda, non nascondo che abbiamo ricevuto tantissime critiche, abbiamo ricevuto anche segnali di indebolimento di contributi economici da parte
degli esercenti che non erano d'accordo in alcune cose, ci può stare. Noi siamo andati avanti per la nostra strada, Pietro Scaglione e Lucio Torta, che sono i due delegati a queste manifestazioni, hanno inteso con me e gli altri continuare queste manifestazioni. Molto probabilmente dobbiamo fare meglio, ma il fare meglio dipende anche dai contributi, perché tutti quanti mi insegnate che se non si fa cassa non possiamo aumentare il livello, quindi il livello si adegua alla cassa che abbiamo a disposizione. Hanno criticato anche gli artisti, hanno criticato tutte le band musicali, c'è quella che era migliore e quella peggiore. Io aggiungo e sottolineo: facciamo lavorare i Schitani, che sono gruppi che probabilmente solo chiusi in uno stanzino non davano performance, anzi davano performance peggiori. E abbiamo allietato le serate, anche se abbiamo avuto tantissime critiche che siamo, diciamo, a un livello basso per l'isola, una cosa del genere. Abbiamo fatto proposte per Ischia in Festa notevolmente di alto livello, sulle quali proposte ci voleva un intervento economico massiccio, ma tutti dicono armiamoci e andate, e questo non va bene, mi dispiace dirlo, ma non va bene. Le proposte, abbiamo fatto tante riunioni quest'inverno per sviluppare cose nuove, ma non sono andate a buon fine. Abbiamo tirato le somme e le somme sono positive, però le potrei differenziare in due categorie: la categoria del food e la categoria del non food. La categoria del food, a mio avviso, credo che abbia fatto un buon riscontro economico, cioè hanno incassato praticamente. Quella del non food si sono lamentati perché questa manifestazione portava disturbo agli acquisti. Ci potrebbe essere, potrebbe essere migliorabile, si potrebbe cambiare il giorno, si può fare tutto è discuterne, però non accetto il fatto che una manifestazione del genere si dica che non serve a nulla. Questo non lo posso accettare. Perché? Perché non dobbiamo pensare solo che la manifestazione deve servire in quel giorno, noi dobbiamo pensare che stiamo seminando. La semina si fa domenica per domenica, venerdì per venerdì, mercoledì per mercoledì. E questa qua serve a far raccontare nel mondo, far raccontare in Italia, i nostri turisti che fanno il passavoce e ci fanno una pubblicità gratuita. La scuola sembrano non aver ancora trovato pace tutti gli alunni delle scuole casamicciolesi, costretti ancora una volta ad affrontare un anno scolastico disseminati in più edifici e non soltanto sul territorio comunale. Secondo quanto si vocifera tra le mamme, sembra proprio che si profili per i bambini della scuola dell'infanzia ancora una volta un anno scolastico fuori le mura del paese. I problemi riscontrati per l'utilizzo dei locali dell'ex centro per l'impiego di via Principessa Margherita avrebbero imposto di nuovo il ricorso ai locali di via Mirabella ad Ischia. Di questo si parlerà nella riunione del Consiglio d'Istituto, che è stato convocato dalla Presidente Francesca D'Abundo per lunedì prossimo alle 11:30. In quella sede si tratterà per la prima volta con la nuova dirigente dei temi spinosi relativi all'edilizia scolastica e all'avvio dell'anno scolastico, con la redazione del calendario delle lezioni. Si terranno ad Ischia una serie di eventi nell'ambito del programma di manifestazioni settembre, mese del centro civico. Domenica sono previsti eventi sul tema dell'accoglienza, l'integrazione, l'uso dei prodotti a chilometro zero, la borsa verde, lo yoga urbano, la diffusione della cultura plastic free, il rapporto tra uomini e animali, il rispetto del codice della strada e la mobilità alternativa. Per questo motivo, domenica mattina dalle 8 alle 14 è vietata la sosta lungo via Antonio Sogliuzzo tra l'uscita del cinema Excelsior e l'incrocio col bar La Violetta. E dalle 11 alle 14 è vietata anche la circolazione. Per questo motivo le corse degli autobus dell'EAV che transitano per questa strada subiranno delle variazioni di percorso, nello specifico la navetta ZZ, la linea 7, le linee C12 e C13 ed anche la linea 15. L'Associazione Animalisti Italiani ha organizzato una serie di infopoint per trattare i temi dell'abbandono e della violenza sugli animali e del rapporto tra animale e padrone. Il primo appuntamento ci sarà domenica mattina tra le 11 e le 13 di Antonio Sogliuzzo all'esterno della Pineta Mirtina di Ischia. Saranno presenti l'addestratore cinofilo e tecnico comportamentale Anna Maria Pracella e la veterinaria comportamentale Maria Teresa Zeni.
Anche Ischia di scena alla serata finale dell'80ª edizione di Miss Italia. Ieri sera in diretta, intervistata da Lorena Bianchetti, è intervenuta l'archeologa subacquea Alessandra Benini, che ha parlato della campagna di scavi in corso nel mare antistante Carta Romana. Vediamo lo stralcio. Beh, diciamo che adesso nel cuore ho l'ultimo lavoro che sto facendo, che è questo, lo scavo a Ischia di questo progetto che si chiama Navigando verso in aria, che in aria è l'antico nome di Ischia, e che la particolarità di questo lavoro è che è stato finanziato da ragazzi dell'isola, quindi dal privato, per tutelare e valorizzare il proprio territorio, ed è adesso si autofinanziano con le visite guidate. È un'impresa incredibile, diciamo che dovrebbe essere di esempio per livelli ben più alti. Con il mese di settembre arriva nel comune di Ischia la rimodulazione dei dispositivi antitraffico che hanno regolamentato il territorio nel periodo estivo. Il primo provvedimento a essere modificato è l'orario di accesso alla prima zona traffico limitato del paese, quella di via Iasolino, che dal porto accede direttamente su piazza Antica Reggio e così al centro cittadino. Da lunedì prossimo, infatti, la ZTL sarà chiusa in entrambi i varchi di accesso dalle 10.30 alle 13 e poi nel pomeriggio dalle 17 fino alla mezzanotte. E lunedì prossimo riprenderanno approcci dai lavori che prevedono la costruzione della rete del gas metano sull'isola. Lunedì si partirà con i lavori in via Santa Margherita Vecchia dalle 8 alle 19. La seconda squadra terminerà via Salette dalle 8 alle 19 e proseguirà poi il 12 settembre a Terra Murata per collegare la rete del gas sotto l'arco del direttore. Il cantiere sarà aperto da lunedì al sabato per poter raggiungere l'obiettivo entro la fine dell'anno. Un murale dedicato a San Vito è stato realizzato sotto il tunnel del soccorso a Forio da Lus 57 al secolo Marco Setti, architetto ed apprezzato street artist di fama internazionale di origini romane. L'iniziativa è stata promossa da Ischia Street Art di Salvatore Iacono. Vediamo. Il tunnel del soccorso è stato già abbellito negli anni, ma si prepara a diventare ancora più bello grazie a Ischia Street Art, un nuovo murales per abbellire questa galleria. Salvatore Iacono. Sì, praticamente io ho invitato l'artista Luz 57 qui a Ischia, e non è nuovo perché l'anno scorso ha fatto un murale sull'ambiente inquinamento, un San Francesco d'Assisi che pulisce i mari. In questo caso farà un San Vito martire, un murale dedicato a San Vito, ma ti dirà meglio lui. Un murale dedicato a San Vito, Lus 57 qui a Ischia. Innanzitutto conoscevi già l'isola, l'ispirazione ti è venuta in automatico? Allora, io e Rita, mia moglie, siamo due architetti e abbiamo scoperto Ischia 9 anni fa e praticamente non ce ne siamo andati più, perché poi siamo sempre venuti qua, le nostre vacanze, insomma, oppure chiamiamolo il luogo della tranquillità, insomma, eccetera. E ovviamente girando l'isola in lungo e in largo come due architetti, no? Cioè, quindi guardando sia le bellezze naturali, artistiche, eccetera, non potevano sfuggire le chiese e gli innumerevoli santi, insomma, in esse presenti. Così, diciamo, una volta è successo con Salvatore in galleria, che lui ha visto il mio taccuino con gli schizzi, insomma, dei giri, e ha visto che c'erano tanti santi, insomma, tante immagini, soprattutto delle sculture. E gli dissi: guarda, mi piace, insomma, questo fatto. Poi avevamo assistito alle diverse processioni, avevamo visto anche l'attaccamento degli isolani ai loro santi, ai loro patroni, eccetera. E Salvatore ha detto: ma Marco, perché non facciamo una serie, o non studi nel tempo una serie dedicata ai vari santi di Ischia, eccetera, eccetera. E in realtà il taccuino poi nel corso degli anni si è arricchito, naturalmente. Finché poi, dopo l'esperienza dell'anno scorso, in cui San Francesco, che è un tema abbastanza usuale per me, si è trovato impegnato sul fronte ecologico per la pulizia dei mari, praticamente San Francesco invoca i gabbiani e gli uccelli che raccolgono le buste nel mare e gliele portano. Cioè, un concetto molto semplice, insomma. E poi le mie sono rappresentazioni anche abbastanza sintetiche, rapide, degli schizzi, insomma, eccetera. E naturalmente dopo San Francesco è ovvio, spontaneo, dedicarsi a San Vito, insomma.
E così io ho avuto la fortuna anche di poter vedere la statua, avevo questo desiderio perché avevo condotto i miei studi, sai, però da turista, diciamo, no? E invece ho avuto modo proprio di approfondire, quindi conoscere questo personaggio, e avevo proprio la necessità di incontrarmi con lui. Domenica mattina torna l'appuntamento ad Ischia con le donazioni di sangue organizzate dalla FIDAS dell'isola di Ischia. Classica la sede della donazione, cioè l'ex clinica San Giovan Giuseppe ad Ischia Ponte. Le attività didattiche del nuovo anno scolastico all'Istituto Telese di Ischia avranno inizio lunedì alle ore 8:10 per le classi prime. Le prime classi effettueranno 3 ore di lezione fino alle 11:10 sia lunedì che martedì. Poi da mercoledì andranno a scuola tutte le classi per 4 ore dalle 8:10 alle 12:10. E siamo alla pagina sportiva, iniziamo dalla promozione con l'esordio con la vittoria dell'Accomeno per 1-0 sulla Puteolana. La formazione dell'Accomeno inizia così bene la stagione con una vittoria di misura all'esordio tra le mura amiche del Patalano. Il gol della vittoria è stato realizzato da Lista al 23esimo della ripresa. Vediamo la sintesi. Inizia l'Accomeno Puteolana, prima giornata del campionato di promozione del girone B. Cantelli gioca bene l'Accomeno, ottima la palla per Iovine, il cross filosa di testa. Parte Iovine, palla di poco alta. Cioè, e quindi la Puteolana può accelerare con Cardone che entra nell'area di rigore, calcia con il destro. Lancio nella zona, filo Grossi che mette a terra la palla con il petto, poi calcio. Inizia il secondo tempo. Palla sulla sinistra per Canale che entra in area di rigore, poi prova a calciare. Para. A passare ancora Cantelli, lascia la palla a Iovine che calcio. E palla di poco al lato, buona la conclusione del numero 10. Che prova a rientrare, prova a scodellare la palla per Barbieri che la mette in mezzo. Lista! Luca Lista! L'Accomeno passa in vantaggio dal nulla. Luca Lista appena entrato. Arriva Filosa sulla destra, calcia Filosa. Barile, calcia Ciro Barile. Palla passa, chiedono un fallo, c'è un rilancio lungo, adesso siamo al 50esimo e finisce qui. L'Accomeno batte anche la Puteolana 1-0, non poteva iniziare nel miglior dei modi l'avventura di mister Angelo Iervolino. Ed ora passiamo ai commenti del dopo partita, ascoltiamoci le dichiarazioni dei due mister. Siamo con il mister Angelo Iervolino dell'Accomeno, mister 1-0 alla Puteolana, prima giornata di campionato, non si poteva iniziare meglio di così. Esatto, hai detto bene Giuseppe, non potevamo iniziare in un modo migliore per tante motivazioni, per quello che ci portiamo alle spalle, diciamo, con un po' di diffidenza, quindi non potevamo iniziare in un modo migliore. Era una partita dura, lo sapevamo, ci siamo confrontati qualche giorno fa con te, già dissi che sapevo che questa squadra era abbastanza arcigna dal punto di vista caratteriale, noi siamo stati bravi a fronteggiarla e non perdere la testa. Mister, diciamo, non avete rischiato niente, ma non siete riusciti neanche a creare tante palle gol. Diciamo che secondo me il primo tempo, nei primi 20-25 minuti, abbiamo fatto 4 occasioni, secondo me, nitide, dove potevamo far meglio, soprattutto magari con Filosa che è arrivato un attimino in ritardo su un cross sullo secondo palo. Abbiamo fatto un po' di fatica il primo tempo nel nostro gioco, cioè quello là di cercare di palleggiare, perché dopo una 20 minuti ci hanno, diciamo, bloccato il tre quarti, quindi abbiamo fatto fatica a liberarlo, perché poi il 4 loro lo seguiva uomo praticamente anche in fascia, e abbiamo fatto fatica un po' su questa cosa. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato un po' gli equilibri, soprattutto nella fase di palleggio e di meno frenesia, perché il primo tempo siamo stati un po' frenetici, ci sta, bisogna adattarsi a quello che viene, quindi abbiamo, secondo me, sofferto nel modo giusto. La prima giornata porta sempre delle incognite, non sapevamo neanche il valore degli avversari,
credo che sia venuta fuori una partita abbastanza equilibrata con un gol, diciamo, quantomeno rocambolesco. Ecco, non vorrei tirare in mezzo gli arbitri perché non è mio, non è mia abitudine, però in questo caso credo che ci sia stato un errore di valutazione. Ecco, secondo me la palla era uscita sul gol perché i ragazzi si sono fermati, cioè quello è l'istinto, difficilmente sbaglia, però accettiamo questo e lavoriamo in settimana per migliorare gli aspetti che dobbiamo migliorare, insomma. Diciamo che ci sono state anche tantissime proteste verso l'ultimo minuto per un fallo di mano in area di rigore. Sì, vabbè, ma cioè, quello era nettamente più difficile da poter vedere, cioè, voglio dire, sono azioni concitate, è più difficile, però una palla che esce fuori, cioè, un solo uomo, è difficile non vederla, e vabbè, accettiamo, è di buon grado, andiamo avanti. Mister, obiettivo del campionato? Obiettivo del campionato prima di tutto è valorizzare i giovani, cioè nella cultura di questa società è valorizzare i giovani per permettergli, ecco, di calcare palcoscenici migliori. Poi per il resto la salvezza è l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio stagione. Quello sì. Ed ora passiamo ai prossimi incontri. Domenica mattina alle ore 11 il Barano in trasferta incontrerà il Casoria. Ascoltiamo al proposito il vice allenatore degli Aquilotti, Giacinto Desiano. Sabato dunque contro il Casoria, già sfida su un campo molto difficile, un Barano che proverà almeno a rubare qualche punto. Certo, andremo là certamente a fare la nostra partita senza timore, senza timore reverenziale. Cercheremo di fare la nostra partita e di dare continuità sui risultati che ci siamo prefissi. Ultima domanda, la rosa è completa o arriverà anche ancora qualcun altro? Questa è una domanda che devi fare alla società. Certamente noi la rosa che abbiamo allestito è una rosa che riteniamo competitiva. Certamente se la società ci darà ancora una mano, qualcosa dobbiamo ancora prendere per completare qualcosa. Se poi non arriverà, lavoreremo col gruppo, che siamo pienamente soddisfatti di avere questi ragazzi. Gli impegni delle altre isolane nella giornata di domenica: al Calise alle 11 Real Forio ospita il Pomigliano, invece trasferta sempre alle 11 per il Procida che giocherà contro il Quarto Grad. Nel pomeriggio invece alle 16 al Mazzella scendono in campo l'Ischia con il San Sebastiano. La partita del Real Forio andrà in onda lunedì sera, invece domenica sera andrà in onda la partita dell'Ischia Calcio. Venerdì scorso si è tenuta la sesta edizione della Roma By Night Run. Per Vito Amalfitano, da pochi mesi in squadra con i forti e veloci dell'isola d'Ischia, è stata la prima mezza maratona, conclusa col promettente tempo di 1 ora 45 primi e 56 secondi, 321esimo su 885 maschi arrivati al traguardo e 68esimo sui 180 di categoria. Ed ora, come sempre, lo sguardo al meteo, vediamo che tempo farà domenica sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. E chiudiamo qui questa edizione del telegiornale del weekend. Vi lascio quindi in compagnia della telecronaca di Laccoameno Puteolana. Vi auguro buona domenica e ci rivediamo lunedì alle 14. Arrivederci.